In Italia, una piccola associazione di volontariato raccoglie fondi meglio e in maniera più trasparente del 95% dei partiti politici. Il rapporto 2013 sul fundraising per la politica, promosso da competere.eu, ha messo a confronto l'utilizzo di tecniche di raccolta di fondi da parte dei partiti politici operanti in Italia, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Nel nostro paese, nel 2013, solo il 45% dei partiti ha utilizzato tecniche di fundraising, ma non molte, per raccogliere fondi in maniera professionale. In USA e in Gran Bretagna tutti i partiti invece raccolgono fondi da sostenitori privati e aziende e il 100% di essi documenta pubblichi i dati dei propri donatori. Il motivo, ha spiegato Raffaele Piccilli, curatore del rapporto, è che la maggior parte dei partiti italiani non recepisce ancora come fondamentale la fidelizzazione del donatore, con relativo passaggio da donatore occasionale a donatore periodico. Con la nuova legge sul finanziamento ai partiti, che sta per essere approvata dal Parlamento, verrà azzerato il finanziamento pubblico diretto e introdotto il 2 per 1000 come forma di finanziamento diffuso. Bisogna costruire un sistema fondato sull'autofinanziamento diffuso, tante piccole donazioni di persone che ci credono, evitando che la politica diventi un affare per poche persone molto ricche e molto interessate. Molto più scettico sulla nuova legge invece il tesoriere del PDL, Maurizio Bianconi. No, la legge è fatta malissimo. Intanto premia non chi è che ha più voti, ma chi è che ha più capacità di raccogliere i soldi. E questa è già la prima ingiustizia. La seconda è che facilita estremamente i gruppi di pressione.